Non abbiamo ancora finito di digerire l'amaro verdetto relativo al processo di Piazza Fontana che un nuovo processo politico si affaccia all'attenzione pubblica e rischia forse la stessa sorte. Parliamo del processo di Peteano, anch'esso ormai annosissimo, 16 anni sono trascorsi dalla strage, ed altrettanto oscuro ed ingarbugliato. Si apre infatti lunedì prossimo il processo in Cassazione relativo ad una delle vicende più tragiche del periodo cosiddetto della strategia della tensione. In realtà ciò non implica affatto, come è stato spiegato stamane nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Trieste, la riapertura del processo. La prima sezione penale dovrà solo esaminare i ricorsi delle parti civili e decidere l'opportunità di annullare quella parte di sentenza che assolveva i due rappresentanti dei carabinieri, il generale Mingarelli e il colonnello Chirico, perché il fatto, e nella fattispecie si trattava del depistaggio delle prove, non sussiste. Come hanno rilevato i due avvocati di parte civile presenti oggi a Trieste, Maniacco e Bertot, tale formula cozza vistosamente con l'evidenza, poiché è provato dagli atti che i bossoli ritrovati sul posto della strage sono stati fatti sparire, comprovate anche alcune firme false trovate sui verbali. Negata quindi, in questo caso, l'evidenza. Alla conferenza stampa di stamane, indetta per sollecitare l'attenzione dei mass media e dell'opinione pubblica su questa strage di Stato, con deviazioni dei servizi e infiltrazioni nei movimenti di destra, collegamenti piduisti, afferma una nota, è stata organizzata dai gruppi consigliari comunali di Trieste, Gorizia della Lista Verde, della Lista Civica Laica e Verde, nonché dal Partito Radicale. Sono intervenuti Renato Fiorelli e Paolo Gersina. Mantenere viva l'attenzione, avvocato Maniacco, questo è uno dei motivi della conferenza stampa di oggi. Però esiste fuori discussione una grande amarezza, come lei stesso ha detto, per la conclusione inconcludente, direi, di moltissimi processi di questo tipo, processi politici. Lei crede che questa amarezza, questa rassegnazione possa pesare su questa eventuale riapertura del processo? Ma io direi questo, che bisogna seguitare sulla strada che deve tendere al raggiungimento della verità. Bisogna sempre affrontare questi processi con un pessimismo della ragione, ma con un ottimismo della volontà. Non bisogna mollare mai. Ci ha dato ragione la celebrazione di questo ultimo dibattimento, perché lei non deve pensare che sia stato facile riuscire a pervenire a questi risultati. A questi risultati siamo pervenuti dopo circa 16 anni di processi. Noi abbiamo individuato alcuni elementi oscuri e abbiamo condotto la nostra battaglia, che è una battaglia giudiziaria ma anche una battaglia politica, una battaglia di civiltà, utilizzando tutta una serie di strumenti e attraverso tutta una serie di indagini. Non si è riusciti a fare chiarezza vicini ai fatti, come si era all'epoca dei primi processi. Sarà ancora più arduo farlo adesso, dopo 16 anni. Sì, direi che noi avevamo a un certo punto, ci eravamo trovati ad un punto fermo. Questo punto fermo è stato rimosso dalla confessione di Vinci Guerra, il quale ha avuto, se non altro, l'onestà di riconoscere la propria responsabilità. Vinci Guerra non è un pentito, Vinci Guerra non chiede niente. Vinci Guerra a un certo punto ha confessato perché è giunto nella deliberazione di scoperchiare il vaso di Pandora e far vedere dalla sua ottica, dal suo punto di vista fascista, ciò che fascista era e ciò che non lo era, ciò che era, aveva le persone, le istituzioni che avevano utilizzato una strage da lui voluta e da lui pensata come strage fascista, in un'ottica di istituzionale di utilizzazione delle stragi per fini politici che non erano quelli per i quali la strage era stata fatta. Anche Vinci Guerra ha parlato per una ragione molto, molto semplice e talmente ovvia che mi rendo conto è difficile capire. Vinci Guerra era persona che non aveva denari e che non aveva appoggi.
lui è rimasto un puro, un fascista, certamente ha commesso un crimine gravissimo per il quale ha preso il suo ergastolo, va bene, ma essendo rimasto un puro, lui ha capito che non poteva essere aiutato dai suoi perché non avevano denaro. Non voleva inserirsi nei contesti dei servizi di sicurezza né americani né spagnoli, come invece ha fatto il Cicuttini, e quindi dovendo scegliere, ha scelto di essere libero in carcere. L'unica cosa che lui poteva fare per essere libero in carcere era ciò che ha fatto, confessare.